Salve, mi è stato chiesto di realizzare una motocicletta. Questa è la mia versione, spero che vi piaccia. Andate a vedere un po' come l'ho realizzata. Per realizzare la nostra moto abbiamo bisogno del filo di ferro che sia di questa consistenza, né troppo rigido, nemmeno troppo flessibile. Una volta che abbiamo tagliato il nostro filo di ferro da 50 centimetri, andiamo a piegarlo a metà, giusto la metà, come ho fatto io qui. Dopo averlo piegato, andiamo ad arrotondare le punte in modo che quando inseriremo la nostra lana dopo averla lavorata non creerà problemi ed entrerà facilmente all'interno e rimarrà fissa senza uscire fuori. Fatto questo, dopo aver piegato il nostro ferro, dobbiamo andare a fare altri due in un altro modo. Questo sarà il manubrio che sarà piegato verso i due lati in modo da poter inserire l'impugnatura dopo, e l'altro invece che andrà dalla parte interna in questo modo tra la base, la struttura di sotto, andrà applicata qui. Questa parte qui sarà sempre di 34 centimetri, così come anche questo del manubrio. L'unica cosa è che non dobbiamo piegare la parte di sopra. Andiamo ad inserire il nostro filo, che è fatto con quattro maglie lavorate in tondo. Vi farò vedere come fare. Andate a rivestirlo e poi tirandolo naturalmente arriverà fin dove serve. Quindi non serve farlo tutto, perché dovrà venire un po' tirato e andremo poi a fermare con il filo. Lo spessore che ho usato io del mio filo di ferro in acciaio è di 1,5 mm. Per realizzare il rivestimento del telaio dobbiamo fare un anello magico di 4 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie in tondo fino a raggiungere l'estremità del filo di ferro. Naturalmente l'estremità del filo di ferro, come vi ho detto prima, dovrà raggiungerla tirandola, non lasciandola molle, diciamo, ma tirandola fino alla fine, in modo che venga ben disteso in questo modo. Quindi andrà fatto leggermente più corto in modo che poi tirandolo raggiungerà l'estremità. Per quanto riguarda il telaio della nostra moto, io la lavorazione, anziché farla lavorata esternamente come facciamo solitamente, l'ho lavorata dalla parte interna prendendo le maglie internamente. In questo modo ho fatto il mio lavoro tutto in questo modo fino alla fine dei giri. Per il manubrio invece dobbiamo lasciare appena appena 1 cm in questo modo, non dovrà raggiungere l'estremità perché andremo a fare l'impugnatura di colore nero e andremo poi a cucirla alla base. Quindi lasciate 1 cm in meno rispetto agli altri che andranno rivestiti tutti. Per quanto riguarda la struttura del telaio, diciamo di base, questa che viene piegata in questo modo, dobbiamo lavorare sempre 4 maglie, però arrivata alla fine, verso gli ultimi 5 centimetri, dobbiamo andare ad aggiungere una maglia e saranno 5 maglie lavorate, poiché dobbiamo realizzare in questo modo la marmitta, andando ad allargare leggermente verso la fine. Mentre per gli ultimi due giri andremo a diminuire la maglia e andiamo a fare due giri di 4 maglie. Per la struttura dobbiamo anche realizzare un piccolo gancio tipo questo, come una V con i due lati in questo modo, che andrà sotto il nostro fanale, farà da sostegno, e quindi dobbiamo fare allo stesso modo, rivestire sempre con le nostre 4 maglie lavorate in tondo e andiamo ad inserire all'interno anche questa parte qui, fino a coprirla.
Dopo aver lavorato ogni parte, andate ad inserire all'interno del filo di ferro ogni parte che avete realizzato. Per la ruota, con il filato grigio, andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare 5 catenelle. Andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle nostre catenelle. Fatto questo, rientriamo nuovamente nella nostra maglia, andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Andiamo a ripetere la nostra lavorazione di 5 maglie, 5 maglie e 4 maglie basse in ogni catenella fino a raggiungere l'altra estremità. In tutto ne dobbiamo fare 6. Dopo aver fatto tutto il nostro giro, possiamo chiudere il nostro lavoro. Questo sarà il centro della ruota. Per realizzare il serbatoio della benzina andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie. Andiamo a lavorare 16 maglie basse per la parte di sopra e 16 maglie basse per la parte di sotto, lavorate in tondo. In tutto saranno 32 maglie. Andiamo a fare altri due giri di 32 maglie. Andiamo ora a lavorare 4 maglie e poi andiamo a fare due aumenti nelle prossime due maglie e alla fine del giro due aumenti nelle ultime due maglie. Vi mostro come fare. Ho lavorato le mie 4 maglie e vado a fare due aumenti nelle prossime due maglie, quindi 1 e 2, che sarebbe un aumento, e 1 e 2 per quest'altro aumento. Continuo il mio giro fino ad arrivare alle penultime due maglie. Arrivati a questo punto vado a fare i miei aumenti, 1 e 2 per questa maglia e 1 e 2 per la prossima maglia. In tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare una maglia una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e andiamo a fare 6 diminuzioni. Continuiamo con le diminuzioni fino a chiudere definitivamente la parte. E dopo aver terminato con le nostre chiusure possiamo modellare un po' il nostro serbatoio in questo modo, arrotondiamo la parte di dietro e la parte davanti in questo modo e questo sarà il nostro serbatoio. Andiamo a nascondere il filo all'interno. Per realizzare il parafango andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie, andiamo a lavorare 16 maglie da una parte e 16 maglie dall'altra parte in tondo. In tutto saranno 32 maglie. Andiamo a fare altri due giri 32 maglie. E dopo aver fatto i nostri due giri, stacchiamo il nostro filo e questo sarà il parafango. Per realizzare la parte che andrà sotto al fanale, andiamo ad avviare una catenella di 8 maglie. Lavoriamo 8 maglie basse nelle nostre 8 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare altre 8 maglie basse alla parte di sotto delle catenelle. A questo punto andiamo a fare 2 maglie bassissime nelle prossime 2 maglie e andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle altre prossime 4 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare questa volta 2 maglie, saltiamo la prima e l'ultima in questo modo. E andiamo a chiudere il nostro lavoro. Fatte le nostre maglie, chiudiamo e questa sarà la base che andrà sotto il fanale. Per realizzare il fanalino andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie e lavoriamo le nostre 4 maglie in tondo per altri 6 giri.
fatti i nostri sigilli possiamo staccare il filo e questo sarà il faname. Per realizzare la gomma della ruota andiamo ad avviare un anello magico di 8 maglie con il filato nero. Andiamo a lavorare 8 maglie per 36 giri. Andiamo poi a chiudere il nostro lavoro e riempiamo con l'ovatta sintetica, non troppo perché poi dovremo girare la nostra ruota e dovremo andare ad unirla in questo modo, in modo da formare il cerchio, e andremo a cucire la nostra stellina, diciamo i raggi, all'interno della ruota. Dopo aver riempito con l'ovatta sintetica andiamo ad unire le due parti. Cuciamo bene tutto intorno fino a chiudere tutti e due i lati. E dopo aver unito le due parti, usciamo col filo verso il centro ed inseriamo le nostre punte in questo modo, fermando bene i raggi al centro della ruota. Andiamo ad appuntare ogni lato, uscendo dall'altro lato, fino a fermarlo tutte le punte, fino a fermare tutte le punte. Se trovate difficoltà ad appuntare così, andate prima a mettere gli spilli e poi andate a cucire. E dopo aver appuntato tutte le punte, andate a realizzare una catenella di 30 maglie e andate a sistemarla intorno in questo modo. Andate a cucire tutto intorno alla ruota. La catenella la dovete realizzare sia per la parte davanti che per la parte di dietro della ruota. Per realizzare l'impugnatura andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie per 8 giri. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 5 maglie e andiamo a fare altri 2 giri di 5 maglie. Possiamo staccare il nostro filo e questa sarà l'impugnatura. Per realizzare le varie parti del motore che stanno all'interno della nostra moto, andiamo ad avviare una catenella di 4 maglie e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie per 4 giri. Fatti i nostri giri di 4 maglie, andiamo a lavorare tutto intorno fino a raggiungere l'altra estremità. Dobbiamo fare tutto il giro delle nostre maglie, 4, 4, 4 e 4. Tutto in cerchio. Alla fine del nostro giro saranno 16 maglie. Andiamo ora a lavorare le 16 maglie per altri 5 giri. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 14 maglie. Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 12 maglie. Possiamo lavorare anche questa lavorazione dalla parte interna se volete. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, andiamo a fare 6 diminuzioni e così andiamo a chiudere tutto il nostro lavoro con le varie chiusure nei giri successivi. A questo punto andiamo a dare la forma dopo aver chiuso bene il tutto e andiamo a nascondere il filato all'interno. Stessa cosa andiamo a fare con il filato blu, soltanto che anziché lavorare 4 maglie d'inizio andiamo a lavorare 5 maglie di catenelle e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per quello grigio. Continuiamo a realizzare le parti del motore con un anello magico di 6 maglie con il filato blu. Andiamo a realizzare il nostro anello magico, chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Chiudiamo il nostro lavoro e andiamo a fare la stessa cosa anche con il filato grigio in modo da riempire tutta la base del motore della moto. Per realizzare il sedile andiamo ad avviare una catenella di 18 maglie. Andiamo a lavorare le 18 maglie basse nelle nostre 18 catenelle. Andiamo a girare il lavoro e andiamo a lavorare anche dalla parte di sotto le nostre 18 maglie. In tutto saranno 36 maglie. Andiamo a lavorare 36 maglie per altri 2 giri. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie.
andiamo a fare una maglia, una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Proseguiamo con le 6 diminuzioni, poi 3 fino a chiudere. Non servirà l'ovatta sintetica poiché non dovrà essere imbottito. Chiudiamo il nostro lavoro e andiamo a nascondere il filo all'interno, andiamo a dare un po' la forma al nostro sedile in questo modo. Per realizzare la parte che andrà sopra al sedile andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie. Andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle nostre 10 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a fare altre 10 maglie basse dalla parte di sotto. Stacchiamo il filato nero e prendiamo il filato grigio e andiamo a fare tutto il giro di 20 maglie basse con questo filato grigio in modo da contornare tutta la parte. Finito di fare tutto il nostro giro possiamo chiudere il lavoro. Con una pinza andiamo ad arrotondare la punta del manubio in questo modo e andiamo a rifinire con la catenella la parte delle ruote sia davanti che dietro. Andiamo ad inserire la ruota da questo foro qui, la facciamo scendere giù cercando di non far scendere anche in questo modo qui. La inseriamo all'interno e andiamo a sistemare l'impugnatura. Prendiamo la nostra impugnatura, la andiamo ad inserire, pieghiamo un attimino la parte in alto in questo modo qui e andiamo a cucire all'interno con il filo nero in questo modo, sia questo lato che anche l'altro lato. Andiamo ad arrotondare anche la parte, quest'altra parte del telaio, e andiamo ad inserire in questo modo verso la fine, lasciando 2 cm da un lato e 2 cm dall'altro lato. In questo modo andiamo ad inserire all'interno e andiamo a bloccare con il filo da una parte e dall'altra. Dopo averli inserito facciamo combaciare i due lati cucendoli. Entriamo in questo punto e andiamo a cucire tutto intorno questa parte e poi andiamo a cucire anche l'altro lato in questo modo, così come abbiamo fatto qui. Andiamo ora a cucire anche qui la parte davanti e andiamo a bloccare bene da un lato e dall'altro con il filo. Andiamo a bloccare anche la ruota qui internamente con il filo. Andiamo a fermare bene. A questo punto dobbiamo bloccare la ruota posteriore, la andiamo ad inserire qui all'interno della parte di dietro e andiamo a provare con il manubrio in questo modo, andiamo a prendere la giusta distanza su come posizionare la nostra moto in questo modo. Dobbiamo fare in modo che la ruota posteriore combaci con quella anteriore, andate a mettere all'altezza giusta. In questo modo qui, quindi sollevate leggermente la parte di dietro e appoggiate alla parte davanti in questo modo e andate a bloccare prima la ruota posteriore e poi andrete a bloccare il manubrio cucendo tutte e due le parti. Bloccata la ruota posteriore andiamo a bloccare sul manubrio in questo modo, inclinandola leggermente, andiamo a fermare anche la parte davanti e due lati. Posizionate la vostra moto in questo modo e andate a cucire bene guardandola davanti, in questo modo riuscite a farla posizione dritta. Per rendere più salda dovrete passare più volte il filo da una parte e dall'altra internamente e così anche esternamente. Passate il vostro aghi anche in questo modo internamente in modo che risulterà più stabile. E ripassate più volte fino a rinforzare. Andiamo a prendere ora la V che abbiamo realizzato e la andiamo ad applicare in questo punto qui, dove andremo poi a cucire il fanale. Andiamo bene a fermare anche questa, bene bene sulla parte davanti. Andiamo a cucire il nostro fanalino al centro della parte che va sotto,
al fanale, lo andiamo a fermare bene e andiamo a mettere un po' di carta stagnola all'interno per simulare la lampada, la luce, e andiamo a fermare bene il tutto. E dopo aver cucito bene il fanale possiamo cucirlo qui sulla base della V che avevamo realizzato. In base ai gusti e alle preferenze potete bordare tutto il parafango magari con un altro colore per far risaltare di più la vostra moto, oppure potete lasciarla semplicemente così. La differenza tra il parafango anteriore e quello posteriore è che qui facciamo due giri e qui facciamo solo un giro. Questo verrà più largo e questo verrà più stretto. Andiamo a posizionare bene sulla ruota e andiamo a cucire tutto intorno, lasciando la parte dietro aperta leggermente, un po' più fuori rispetto alla ruota, in questo modo. Andiamo a cucire tutto bene intorno, fermando bene. Il parafango della parte anteriore lo appoggiamo un po' di più dalla parte davanti e meno nella parte dietro, in questa posizione qui. Possiamo decidere di decorare oppure no il nostro serbatoio. Se decidiamo di decorarlo, lo facciamo prima e poi lo applichiamo qui. In questo punto andiamo a cucire bene la parte della punta verso il basso, la parte più rotonda verso l'alto. Andiamo a sistemare la parte che abbiamo fatto che va sul stellino, lo andiamo a cucire bene prima, più verso la fine che l'inizio del stellino, in questo modo qui, lo andiamo a fermare bene bene e andiamo a cucire in questo modo tra il serbatoio e la ruota, in questo punto qui andiamo a cucire bene tutto intorno sotto. Di fanalini ne dobbiamo fare due, l'altro andiamo a posizionare dietro sopra il parafango qui. Sui vari pezzi del motore che abbiamo realizzato potete realizzare una catenella ed avvolgerla cucendola intorno in questo modo, in modo da simulare un po' i vari spazi delle varie parti del motore. Possiamo fare questo per ogni pezzo che abbiamo realizzato e poi andiamo a sistemarli nei vari punti all'interno, qui dove abbiamo lasciato lo spazio libero, andiamo a riempire tutta la parte qui che è rimasta vuota. Andiamo ad inserire bene i nostri pezzi e li andiamo a cucire. Andiamo a cucire anche i due dischetti che abbiamo fatto. Per rifinire meglio l'impugnatura possiamo realizzare due dischetti di un anello magico di 6 maglie e andiamo a cucire qui alla fine dell'impugnatura in modo da realizzare questo piccolo bordo. Per lo specchietto andiamo ad avviare un anello magico di 8 maglie, lo chiudiamo e andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Andiamo a ripassare 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle, chiudiamo il nostro lavoro e andiamo a cucire al lato della moto. Ne possiamo fare due oppure soltanto uno. Chiudiamo e questo sarà il nostro specchietto. Possiamo applicare davanti allo specchietto un po' di carta stagnola oppure un adesivo in alluminio. Andate a rifinire la motocicletta aggiungendo gli specchietti qui cuciti ai lati, andate a cucire il bordo all'impugnatura, andate a sistemare ogni parte e magari andate a fare anche un cavalletto per reggere la moto così come abbiamo fatto per il telaio. Andiamo a fare un rivestimento al filo di ferro sotto che regge. Andate a fare gli ammortizzatori, basterà fare una catenella ed avvolgerla intorno in questo modo. Spero tanto che piaccia ad Antonietta che mi ha fatto questa richiesta, spero tanto che piaccia anche a voi, non è molto complicata, basterà fare delle piccole accortezze, però alla fine non è una cosa molto sofisticata da realizzare. Vi aspetto tutti la prossima volta, condividete il video in modo da far crescere il canale, invitate i vostri amici a iscriversi
iscrivetevi a vostra volta se non siete iscritti, insomma aiutatemi un po' a far conoscere il canale. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto tutti alla prossima. Ciao ciao, grazie.